Buonasera e bentornati al Palio che verrà, il nostro appuntamento settimanale dedicato al palio e alle contrade in questa settimana così difficile non solo per tutte le 17 le contrade, ma per tutta la città, per tutti i senesi che si sono riuniti in un grande abbraccio per la perdita di Andrea Mari. E questa sera noi vogliamo proprio ricordarlo tramite le parole dei tanti amici di Andrea. Io ringrazio Antonio Benocci per Ciao, essere buonasera. con noi questa sera. So che insomma non è facile, è molto difficile in questo momento anche solo insomma parlare e quindi ti ringrazio Sì, di essere qui. purtroppo è molto difficile. Di Andrea bisognerebbe sempre parlare al presente perché Andrea è perché per me, io che l'ho conosciuto da piccolo, la prima volta che l'ho visto aveva 9-10 anni. Conosciuto a Rosia nel suo paese di origine e quindi insomma diciamo viene da lontano, poi ritrovato nel mondo del palio fin da ragazzo alle scuderie di Furio Brocchi, da Beppe Pes, da Petrazzi, insomma tante cose che poi dopo Fantino del Drago e quant'altro, Fantino Vittoroso nel Drago e quant'altro. Tanti ricordi insieme. Sì, Andrea era uno che poi soprattutto sapeva volersi far bene perché era una persona umile e semplice, però amava la vita, amava stare in rapporto con la gente, in qualsiasi momento trovava una persona, riusciva sempre, diciamo, a attaccarci i bottoni e non c'era problemi, perché con lui dopo avevi da parlare molto. Molto amato da tutti, possiamo dirlo, senza distinzione di contrade. Sono stati tantissimi messaggi in questi giorni di senesi e non solo, perché chiaramente. Forse l'unico fantino rispettato da tutti e 17 popoli, Sì. rispettato parlando rispetto sempre e comunque, però diciamo ben voluto da tutti e 17 popoli, non ha mai avuto problemi anche se con contrade rivali o quant'altro, montando contrade avessero rivali o okay, che non ha mai avuto problemi. Molto amato da tanti, appunto, che lo hanno ricordato in questi giorni anche con dei messaggi. E noi iniziamo a parlare di Andrea ricordando il primo palio che ha corso nel 2001, nella contrada della Tartuca, e da lì è diventato Brio. Un soprannome, Antonio, che veramente rispecchia la sua persona, È il suo, è perfetto. il suo, è il suo. Quel suo primo palio lo ricordo bene, fra tante cose, poi lo vinse il Drago, sicché mi ricordo bene il suo primo palio e che mi fece anche un certo senso vederlo dentro il Deltrone, perché poi era proprio il suo sogno arrivare finalmente a montare in Piazza del Campo, già da tempi quando cominciò ad allenarsi. E era il suo sogno e mi ricordo che qualche dirigente di contrada lo chiamava a quei tempi il centravanti del Rosia, ma il centravanti del Rosia dopo è diventato, ahimè, non è riuscito a portare avanti il suo progetto perché voleva diventare AM7 con la settima vittoria e era venuto fuori nell'agosto del 2018 dopo la sesta vittoria nel Drago, voleva fare AM7 e ripercorrere le Sì, strade di Cristiano Ronaldo e Cristiano quindi. Ronaldo. E noi ricordiamo quel palio attraverso le parole del priore del 2001 della Contrada della Tartuca, Roberto Barzanti, e lui ci racconta anche la storia proprio di come nasce Brio. Sentiamo il ricordo di Andrea Mari da parte di Roberto Barzanti. Roberto Barzanti era priore nel 2001, priore della Contrada della Tartuca, quando ci fu l'esordio di un giovane Andrea Mari in Piazza del Campo. Qual è il ricordo di quel palio e anche del soprannome Brio? Perché effettivamente rispecchia proprio la figura, la persona di Andrea. E io dico la verità, in questi giorni un po' tristi, non mi levo dalla mente quella sera della prova generale, che era il 15 agosto ovviamente del 2001, che fu il palio d'esordio di Andrea. Andrea si era innamorato dei cavalli fin da bambino, lui era di Rosia, no? E frequentava la
la scuderia di un amico del babbo, insomma, e aveva questa grande passione. E ovviamente il sogno era di correre un palio, ed era la prima volta, era l'esordio al Palio di Siena, cominciava una nuova vita, il che significa che doveva assumere un nuovo nome, come sempre nel palio. Nel palio non si è più una persona qualsiasi, si è in qualche modo un eroe o comunque un personaggio che entra in una storia di leggenda, un po' storia, un po' leggenda, come in quel caso. Il cavallo non era un gran cavallo. Arezzini, il capitano, che è uomo di grande fiuto, aveva scelto però un cavaliere, cioè un fantino molto in gamba, ecco. Era giovanissimo, non aveva nemmeno, lui è del 77, dunque non aveva nemmeno compiuto 24 anni, aveva 23 anni, e la discussione della serata fu presa da con che nome ti segni domani a quel rito di passaggio dal quotidiano alla festa, che è appunto la segnatura dei fantini. Ognuno si deve alzare all'appello del sindaco, io l'ho fatti tanti, mostrando il giubbetto con cui corre e dicendo anche il nome che assume. C'erano molti nomi in discussione, ma a me piacque molto, e anche a Andrea e anche a Carlo Ressini, Brio, perché da un lato registrava, fotografava la, appunto, briosità, lo sguardo felice che questo ragazzino, era un ragazzo, aveva in questo esordio, questo piglio giovanile, più che giovanile, proprio quasi appunto da ragazzo, che ha sempre sfoderato Andrea, che ha conservato anche dopo. Ne parliamo a 20 anni esatti di distanza, 20 anni dopo. E si scelse Brio. Oltretutto Brio è un nome già registrato nel lessico paliesco. I signori del Brio erano quelli che organizzavano la festa. È un nome di derivazione spagnola. Mettere un cavallo in Brio era, vuol dire metterlo, eccitarlo a correre. E Andrea, anche Andrea gli piacque molto. Purtroppo la corsa non andò bene, perché non la finì nemmeno a cavallo, diciamo. Cascò, gli era toccato il nono posto alla mossa, ma se la cavò benissimo, cioè dette subito l'impressione di essere dentro questo meccanismo. E io mi ricordo, andai a consolarlo nella stalla dopo la corsa, lui era molto dispiaciuto, disse: ma non ti preoccupare, il cavallo era quello che era, nessuno pretendeva grandi imprese, mi sembra che sei stato bravo, te le sei cavata, vedrai, te la caverai, avrai un bel futuro. E io lo ricordo sempre come quella sera, con lo sguardo felice, uno sguardo vitale, uno sguardo che pensava già al domani, alle corse, a questo mondo in cui era entrato un po' in punta di piedi, ma che l'avrebbe portato molto lontano. Poi noi gli volevamo bene, noi della Tartuca, in modo particolare, perché non si doveva dire, perché nel palio a dirlo dicevano subito: questo è legato a quello, a quell'altro. Ma lui era stato battezzato nella fontanina della Tartuca, la sua famiglia era della Tartuca, cioè era uno di noi, come si direbbe oggi. Era un tartuchino che però dall'indomani sarebbe diventato un fantino a disposizione, ovviamente, di quelli che avrebbero desiderato, avessero desiderato di averlo come grande campione, perché è stato veramente... Io ho scritto un giovane eroe, forse un pizzico di retorica, ma è stato veramente poi questo fatto che la sua presenza in piazza, nei pali che ha vinto, ma non solo, sia stata così movimentata e così breve, così concentrata, così nervosa, piena anche di incidenti drammatici, quando si ruppe il bacino,
e poi la corsa che fece per Nerpare Cittia, insomma, era tipo estroso. Non il ragazzino che avevo conosciuto nel 2001. Era un po' cambiato. Era molto cambiato, forse. Io lo incontravo sempre con piacere, mi salutava come allora, però era diventato un professionista. E ora lo ricordo. La sera del 15 agosto del 2001 e immagino questa tragica fine, questo viale che c'è questa fila di cipressi cantati dai caducci, no? I cipressetti dei caducci che va all'infinito, sembra non avere limiti. E quei cipressi sono stati testimone, quel viale che sembra portare all'infinito, di questa fine che ha colpito molto la città, non solo noi che lo conoscevamo, perché era una persona molto affabile, molto cordiale, aveva mantenuto, direi, lo sguardo vispo di lui ragazzo e la furbizia, l'astuzia di saggiostrarsi del in un mondo molto difficile. Questo era il ricordo di Roberto Barzanti, che ha ricordato veramente l'inizio. Abbiamo visto delle immagini molto, molto belle. Ringraziamo Giovanni Gilli che ci ha appunto mandato queste bellissime foto che ricordano proprio il primo palio di Andrea. Direi che con queste parole l'amico Roberto effettivamente ha detto tutto. Ha raccontato Andrea in una maniera che credo sia difficile per tutti raccontarla, sì, onestamente. Un bellissimo ricordo. In poche parole ha fatto un ricordo fantastico. Sì, un bellissimo ricordo, perché poi ha ricordato l'Andrea ragazzo insieme ad Andrea professionista, fantino, ormai vittorioso di sei pali, insomma, con tanti rapporti con tante contrade. Tutte verità, cioè l'averlo visto dal debutto del 2001, averlo visto oggi con una maturazione incredibile, perché l'ultimo decennio, se ci si pensa bene, è stato suo, anche se ha cominciato nel 2006 certo, con la Pantera, poi nel 2009 la Civetta, poi gli altri quattro dopo il 2010, però insomma l'ha fatto da padrone, il palio l'ha davvero sì, gestito, e oggi era, secondo me, ad un livello tale e importante dove poteva ancora effettivamente raccogliere qualcosa. E noi adesso parliamo del primo palio vinto da Andrea, nel 2006 nella contrada della Pantera. In quello splendido palio dove all'ultimo tuffo riacciuffò l'avversaria. Riacciuffò l'avversaria. E ne vogliamo parlare con un altro grande amico di Andrea, che quell'anno nel 2006 era proprio barbaresco della contrada della Pantera, Sergio Martichi. Ciao Sergio, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Sergio. Qual è il ricordo di Andrea legato anche a quel palio, la sua prima vittoria in piazza? Il ricordo di Andrea, che devo dire, la prima vittoria già ci conoscevamo con Andrea da diversi anni, perché io praticavo un po' prima l'ambiente calcistico, l'avevo già conosciuto già poi da Beppino Pes, già ci conoscevamo. Ci siamo trovati a fare un palio insieme prima del palio dal 2005, fine 2005, siamo molto frequentati perché noi correvamo due pali nel 2006. Il primo aneddoto che mi viene in mente di Andrea è che la prima sera nell'entrone ci siamo guardati e mi ha detto: te sei matto, io sono più matto di te, si fa un palio al manicomio. E così è stato. E veramente ha fatto un palio al manicomio. La notte l'ho accompagnato a casa, la mattina alle 5 dopo il palio, e io ero al motorino, l'ha accompagnato mia moglie Serena fino qui a casa mia a Monteroni, poi l'ho portato a Vescovado e gli ha detto a un certo punto: Serena, ma come cazzo ho fatto a vincere questo palio? Questo era Andrea.
che lottava fino alla morte, come in tutti gli altri pari, che ha lottato alla morte fin dal debutto nella Tartuca, ha sempre onorato veramente, veramente tutti i giubbetti. Tutti i giubbetti, tutti le contrade possono avere solo un ricordo positivo, perché lui poi era diventato, ormai era più grande, più grande di tutti, nonostante la fortuna, ho detto che l'incidente aveva avuto nel 2000, nella lupa, poi l'ho ritrovato, il padre è ritornato con Indianos e io ero il suo guardafantino. Per me è una tristezza incredibile. Riusciva anche a mantenere un legame con le contrade in cui aveva corso, vinto, poi soprattutto negli anni, indelebile? Con tutti, con tutti. Ti posso dire, da guardafantino del 2014, un altro aneddoto, siamo andati via, lo portò via con la Vespa, c'era io e l'altro guardafantino e lui, abbiamo trattato Fontebranda subito dopo Palio, davanti alla Trieste, si sono scansati, attenti, passa al mare, capisci? Cioè, senti che rapporti potrei avere con le contrade, lui lì era già un po', diciamo così, sotto le mira della torre, però li volevano bene tutti, li hanno voluto bene tutti e li continueranno a voler bene tutti. Certo, anche perché ricordiamo che anche le contrade, come per esempio l'Aquila, la vostra avversaria, insomma, lo hanno ricordato, c'è stato un messaggio anche pochi giorni fa dell'ex capitano Romei, insomma, che lo ha ricordato con parole di grande affetto, perché comunque, come dicevamo prima con Antonio, il legame era con tutte le contrade, a prescindere poi da quelle in cui aveva vinto. Certo. In quelle che aveva vinto, in quelle che non aveva vinto, ma in cui aveva corso, ma aveva amici dappertutto, era una veramente Brioli stava bene proprio come soprannome, ma perché era, aveva una parola di per tutti, aveva amicizie più concretizzate, meno però con i ragazzi, con i bambini, sempre molto affettuoso, molto rispettoso nelle persone, con le persone. Lascerà un vuoto indelebile. Un vuoto molto grande, no Antonio? Per tutto il mondo del palio, ma non solo per il mondo, proprio per la nostra città. Sì, perché tanto poi ci ripetiamo queste cose, ma lui era genio e sregolatezza, però aveva veramente, come ha detto Sergio, un sorriso per tutti. Io ci è capitato di trovarsi la notte dentro un bar, cioè andare a far tardi, a fare due o tre con lui, ma non a parlare con me, a parlare con tutti quelli che c'erano dentro. Non è che riusciva ad intraversare un colloquio con chiunque fosse sul posto, veniva assorbito dalla sua vivacità, dalla sua schiettezza, ti ripeto, e dalla sua semplicità, perché poi lui aveva un'umiltà e una semplicità disarmante quasi, e questo però lo contraddistingueva, secondo me, da tutti gli altri. Sergio, io ti ringrazio per il tuo ricordo ad Andrea, per averlo ricordato, insomma, e ricordando insieme poi anche la sua prima vittoria, quella nella Pantera del 2006. Ti ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie Verona. Ciao Verona, ciao Antonio. Ciao Sergio. E noi torniamo tra poco, facciamo una piccola pausa e poi torniamo insieme in studio. E noi torniamo con questa puntata dedicata interamente ad Andrea Mari, ai tanti amici che lo stanno ricordando proprio in questi terribili giorni. Antonio, abbiamo parlato insieme del suo esordio nella Contrada della Tartuca tramite il ricordo di Roberto Barzanti e poi anche del primo palio vinto da Andrea nel 2006 nella Pantera, appunto, ne abbiamo parlato con Sergio Mattichi. Adesso vorrei parlare del drago, perché ovviamente il tuo legame con Andrea, che come ci hai detto
detto prima, appunto, nasce molto tempo prima rispetto alla vittoria nel Drago, poi chiaramente è cresciuto, si è consolidato con anche il legame che Andrea ha instaurato con la Contrada del Drago e poi chiaramente la vittoria. Sì, dopo sono cominciati i rapporti di dirigenza. Nel 2011 abbiamo avuto i primi contatti veri come Contrada Fantino e quindi da quel momento è iniziato il percorso del Drago con Andrea Mari. Il percorso del Drago è stato tale che però non c'è poi stata la situazione di Monta, però il Drago gli è stato vicino anche nel momento dell'incidente nella Lupa, li stiamo molto vicini. Ti posso dire che ci fu anche una cosa nel momento che faceva fisioterapia in piscina, gli recuperai anche una tavola da surf per fare fisioterapia all'interno della piscina da un amico a Marina di Grosseto, per dirti quello che era il rapporto. Poi io ho smesso, logicamente nuova dirigenza del Drago, proseguimento del rapporto e approda da noi nel 2016 con Morosita. Purtroppo quel palio ce lo ricordiamo molto bene, era praticamente un palio vinto. Un'immagine, no, proprio. Questa immagine del 2018, sì. È il corteo storico dove lui volle per forza che mi vestissi io. Siete insieme. a portarlo per il corteo storico. Questo è... Questa è la splendida vittoria con Rocco Nice. Sì, la vittoria del 2018. E poi c'è un'immagine, non so se la regia ce la può far vedere, un'immagine a cui tieni particolarmente. Sì, c'è un'immagine che tengo particolarmente, che ora è questa, che ora è a bella mostra a Scuderia d'Andrea. Una bellissima immagine. Io vidi questa immagine di un fotografo senese e la feci subito mia, la presi perché è fantastica, si vede l'impostazione, la tranquillità, la determinazione di Andrea nel correre questo palio. E, cioè, guardiamo la perfezione dell'impostazione di questo ragazzo a cavallo, perché è impressionante. Ragazzi, qui si va forte, non si va, e lui è impostato in una maniera quasi da galoppo in ippodromo, questa è bellissima. Gliela feci vedere, disse la voglio, e quindi poi dopo gli feci una gigantografia e è sua Scuderia da Andrea. Quindi un bellissimo ricordo questo. Sì, questo più che è bella e basta, ecco, è bella e poi... Quindi effettivamente si è riscattato del palio di Morosita e ce lo voleva vincere per forza. Legame, insomma, lui ne parlavamo prima, aveva proprio delle contrade con cui era proprio tanto legato, no? Che poi vabbè erano le contrade con cui aveva anche vinto, tra cui chiaramente il Drago. Cioè, era un legame che si manteneva anche, immagino, per il rapporto che strava con le persone. Non si poteva non legare con lui. Se poi pensi... ogni palio vinto, no? Lui ha sempre voluto le persone, le contrade, non solo i rappresentanti delle contrade, ma tutto il popolo l'ha sempre voluto a Scuderia, ha fatto le scene, cioè era uno che dava e ha dato e dava tanto ai contradaioli, perché si sapeva far voler bene, ma perché non potevi non voler bene Andrea. Un bene che ovviamente arriva da parte di tutta la città, ma anche da parte dei colleghi di Andrea, da parte degli altri Fantini, che sì, ovviamente... Ma è normale, poi quando siamo lì dentro, ognuno per sé, quello è normale, ci mancherebbe, però poi dopo la vita è la vita, poi ci può essere qualche screzio, anche lui ha avuto i suoi con qualche Fantino, ma poi dopo finisce, perché con lui finiva. Magari qualche altro rimugina un po' dentro, ma con lui finiva. E tra i tanti ricordi, appunto anche da parte dei colleghi di Andrea, è stato anche Andrea Coghe a volerlo ricordare, e noi ne abbiamo parlato appunto con lui, e questo è il suo ricordo per Andrea. Andrea Coghe, hai ricordato anche su Facebook con un post
qualche giorno fa Andrea, un collega, un amico, e hai ricordato appunto i momenti passati insieme a litigare e a scherzare. Era un po' questo il tuo rapporto con Andrea? Ma con Andrea credo che non ci potesse avere un rapporto differente, perché era alla fine, per quanto non potesse sembrare in quel modo finché era qui con noi, poi realizzi col tempo, soprattutto di fronte a questa situazione, che lui era in quel modo. Oggi era in un modo, domani era in un altro, ma lui viveva le emozioni al 100%. Poi magari oggi ti diceva una cosa e domani ti diceva il contrario, ma perché era così nella vita. Nel momento in cui ti diceva quella cosa lì è perché in quel momento la sentiva, la pensava, e quindi era inevitabile non trovarsi o a ridere e scherzare, e magari il giorno dopo ci litigavi e ti faceva incazzare, quindi lui era in quel modo. Ricordate anche un aneddoto, un bel aneddoto che si ricollega anche al tuo primo palio corso, al tuo esordio. Sì, praticamente è andata così. Una sera ero in giardino, stavo facendo un po' di lavoretti qua in giardino, e lui mi chiama e mi fa: che fai? Così, a caso, perché lui era in quel modo, non è che lo sentivo tutti i giorni, non c'era un confronto costante, magari si stava 6 mesi senza sentirsi e poi dal nulla se ne usciva perché passava in zona. Mi chiama e mi fa: che fai? Sono in giardino, sto dipingendo il dondolo. Dice: vengo a fare aperitivo alle 7. Era estate, maggio del 2017. Sicché venne a fare aperitivo e si è trattenuto fino alla sera tardi, e nelle varie cose che ci siamo detti nella serata, a un certo punto mi guarda e mi fa: sto bene, sto proprio bene, ma c'è un periodo, mi sento a mille, domandami chi vorrei essere. E io gli faccio: chi vorresti essere? Andrea Mari. E io gli rispondo: ci credo, anche io vorrei essere Andrea Mari. Vedrai, lo vorrei essere io che lo sono, figurati te che non lo sei se lo vorresti essere. E niente, lì mi ci venne da ridere, e poi quella cosa lì sono cose che, per come vivo il palio e il rapporto con i colleghi, mi rimangono in mente, no? Quando poi ho debuttato, quando siamo usciti dall'entrone, che finalmente avevo il nerbo e lo zucchino in testa, a un certo punto, dopo, mentre ci si avviava verso il casato, mi si avvicina, si gira il casato, lo guardo e gli faccio: domandamelo te chi vorrei essere. E lui mi fa: chi vorresti essere? Io gli ho fatto Tempesta. E lui in quel momento mi ha guardato con una faccia che in quel momento non la fai, perché in quel momento hai o la rabbia o il sorriso di circostanza, no? Che lo fai a un collega tanto per farlo contento. Lui ha fatto una faccia diversa, mi ha guardato e mi ha detto: finalmente ce l'hai fatta. E quello era lui. Cioè, nonostante la rivalità del momento, nonostante la situazione, ha capito cosa avevo dentro io, perché alla fine siamo, come ho scritto anche su Facebook, siamo tutti figli della stessa mamma, siamo lì dentro, ci vorremmo ammazzare, ma l'avrei voluto ammazzare io, non avrei voluto che se ne andasse così da solo, ammazzare in senso metaforico, lì dentro. E quindi abbiamo tutti lo stesso sogno, ognuno lo vive a modo suo, col suo carattere e le sue caratteristiche, ma lì dentro, fra noi, spesso non ci sono bisogno di parole. Prima mi hai detto: forse io sono quello più simile a lui caratterialmente. Ma sai, io ho un carattere che mi ha, forse per certi versi, mi ha anche un po' ostacolato, specialmente all'inizio della mia carriera. Non riesco a mascherarmi per una persona che non sono, e a volte, anche parlando con lui di questo in generale, ho capito che lui nel bene e nel male è sempre stato se stesso. E io, crescendo un pochino, ho capito che forse questa mia caratteristica, che mi ha in passato ostacolato, potrebbe essere alla fine un punto di forza, perché poi siamo fantini e abbiamo a che fare con dirigenze e con contrade fatte da uomini. Quindi se uno nasconde l'uomo, nasconde se stesso, e quindi per questo io cerco di essere più schietto possibile nel bene e nel male. Se c'ho da incazzarmi, se c'ho da discutere, lo faccio, così come facevo con lui. Forse proprio per questo era un motivo di attrito fra noi, e chi ruota intorno al mondo del palio sa che alla fine con lui avevo un buon rapporto, come con altri colleghi del suo livello, ma lui è sempre stato difficile poter avere una collaborazione
perché avevamo due caratteri che nel momento in cui li mettevi di fronte venivano fuori le scintille, quindi non, è per questo che da quel punto di vista lì mi sento, mi sembra, io l'ho sempre preso per certi aspetti come un esempio, cioè come mentalità, un fantino di Siena, è nato a Siena, conosce il palio da bambino, lui ha vissuto anche la contrada, a me quella parte lì purtroppo mi è mancata, però sa com'è il palio e sa come funziona essendoci nato, no? E quindi si approccia in maniera diversa, ogni cosa è sacra, per noi non è un lavoro ma è la nostra vita, è la vita di tutti, anche degli altri fantini, ma un conto è esserci nato e cresciuto e un conto è averlo imparato, ci sono delle cose che non le puoi imparare, o ce le hai dentro o non ti verranno mai, le puoi allenare, possono diventare simili certe sensazioni, ma non saranno mai quelle, e per noi è così. E questo, Antonio, è il ricordo di Andrea Coghe, la vicinanza da parte ovviamente anche di tutti i colleghi, e poi sono amici, diciamolo, in questi momenti poi la vicinanza è tanta, perché la notizia ha veramente sconvolto tutti. E quindi sì, il vuoto che lascia è un vuoto che condividiamo tutti. Il vuoto è un vuoto importante, e proprio per questo io vorrei stringermi in un grande abbraccio alla famiglia, a Ilaria, alla mamma Simonetta, al Fiero, a tutta la famiglia, perché sì, il nostro abbraccio va ovviamente a loro in questo momento. È l'unica cosa che possiamo fare ora, e tutte le parole non servono a niente. No. In questo momento ovviamente il nostro pensiero va a loro, va alla famiglia. Io ringrazio ovviamente tutti voi che questa sera lo avete ricordato Andrea, ringrazio te Antonio, perché so quanto sia difficile parlare in questo momento, è un momento veramente molto molto difficile per tutta la città, per tutti noi, che ha sconvolto completamente tutti i senesi e che lascia un vuoto che non credo che potrà essere mai colmato. E quindi io invece vorrei ringraziare Andrea per quello che ha dato ai contadaioli, alle persone umane in generale, alla città. E noi ringraziamo Andrea salutandolo con questo video finale, con queste immagini finali che gli dedichiamo. Magari la sera dopo il palio vi fa una boata in trasmissione, vuol dire che ho vinto, perché un fantino rimane in città, quindi spero di essere io a farlo in boata la trasmissione. Va bene, accettiamo l'invito, grazie. A voi.